Dai, ributtiamoci, aspettate, tolgo sempre il sound dei popappini. Continuiamo la nostra avventura con il buon Sam che si era recato al giornale per cercare Dennis. Ora calcolate che io i nomi, abbiamo giocato ieri, ma io i nomi da adesso a un quarto d'ora me li dimentico. Però mi sembra fosse Dennis, quindi non ci metto la mano sul fuoco. Dobbiamo vedere che gli abbiamo fatto, che gli abbiamo fatto. Se gli abbiamo fatto qualcosa, insomma. Sembrava che qualcosina fosse accaduto, però. Grazie Roccabilly, grazie per il primo mese, benvenuto. Benvenuto tra gli sportiveggianti. Allora, il nostro obiettivo è parlare con Dennis. Se lo troviamo. Noi ci proviamo, eh. Siamo qui apposta. E dobbiamo solo parlare o possiamo anche... Dennis? Dennis? What happened? Who? Chi? I problemi sono tanti adesso. Adesso sono tanti problemi. Mo se Is that entra... how I got blood on me? Ehi. Did I? Attenzione, palazzo mentale, l'omino del cervello. Perché mi ha ucciso a voce, però. Eh sì, Alex, ti consiglio prima di vedere quello perché sennò... Yes. Gracias, gracias. Recuperalo, recuperalo perché ne vale la pena. E in che senso? Ma uccidi? No, don't think about that. Don't let it in. Ah, ok, concentrati. Keep going. You got this. Ho cliccato su uccidi, che cazzo ne so. Dobbiamo trovare noi da un'altra parte. Perché mi sembra che eravamo uno. Ecco. Ciao caro, arrivo, eh. Don't give up, Sam. You almost have Ci siamo qua, sfermi tutti. Vediamo dove popappiamo. Eccomi. No, era Orco 2. Ho sbagliato tasto. Non ho capito che era quadrato. Ho premuto cerchio. Ho ucciso qualcuno. Vabbè, questo è il dettaglio. Ma stava là. Ah, ti cambia pure tasto quando puoi pop-up. Va bene, onesto. Piano piano, signore, piano piano. Tanto al massimo uccidiamo Dennis per un quantitativo di volte abnorme, poi. Eccomi. Ma Don't give up, Sam. You almost have it. poi siamo noi quello là che fa così o l'omino del cervello? Perché poi comunque siamo lì. Ah, vabbè, se me lo metti così vicino va bene. Così ci riesco. Sì, mi sa che l'omino del cervello era più elegante. Però non c'aveva gli occhiali, mi sa. This is Dennis's office. There must be some clues around. Calcolate che poi sto periodo, come detto, cioè sto periodo da un po' di mesi mi sto a vedere pure la signora in giallo, quindi queste cose sono veramente molto tematiche al momento. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Sì, però questo... Ferita di Dennis. Concentrati. Posso fare solo questo? Vabbè, concentrati. Chest wound. What kind of weapon did this? Sembra molto precisa e tonda. Quindi o un proiettile o... Qui c'è del sangue. Blood sprayed on the desk from the injury, but I need more to go on. E ti serve altro? E che altro ti serve? Fammi vedere. La sedia spostata. The chair is pretty far away from the desk, but I don't Ah, think no. that's important. Arrivai sulla ferita allora. Chest wound. What kind of weapon did this? Ok, ah, quindi devo proseguire qua. Concentrati. Blood all over the monitor. No. Not much to go on. I need Ok, quindi something qua ci useful. riporta indietro perché sbagliamo. Perfetto. Chest wound. What kind of weapon did this?
Allora, vediamo se c'è un proiettile conficcato contro il muro. Eh no, più in qua di qua non possiamo andare, quindi... Ah, qua. Vabbè, scusa, allora dite. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? Allora, se quella è l'altezza, io direi che questo è il punto d'impatto. The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. Oddio, piccolo calibro, l'ha trapassato, insomma. Dobbiamo trovare la pistola, eh? Nei cassetti. Però c'ha pure tutti quei bigliettini, concentra. There's nothing useful in those drawers. Dennis had his gun on him at the wake. Ho capito che ce l'aveva nella... Aspetta, mi sa che dobbiamo ripartire comunque da qua. The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. Ma al massimo ce l'aveva sotto la giacchetta. Mo sarà... Posizione del tiratore. Ma se la può essere riportata pure a casa il tiratore, no? Scusa, Dennis, dammi un attimo, lo scaglia. Gli sta a fare male la testa, l'omino del cervello, fermi tutto. Sam, stop it, come back to reality. But I... Dove sta la fondina? Io non l'ho vista proprio. You didn't do anything. Dennis was already dead when you arrived, can't you see? Dennis was shot and you don't even own a gun. How could you have done it? Uno se la procura. All you did was move his body, which is how your shirt got stained. Oddio. Però think about it, Sam. Calm down and think. Possiamo riprovare omino del cervello per piacere? You're right. I can see it. Vai, vai. Siamo carichi. Concentrati. I have the complete picture now. Come c'è il quadro completo? Non abbiamo fatto un cazzo. Cioè, nel senso. Ma ce l'aveva lì la pistola, scusi. Comunque abbiamo il quadro completo nonostante tutto, poi. Insinuato qualcuno. Allora, la pistola l'ha abbassata, quindi è qualcuno che conosceva. Gliel'ha data pure, quindi è qualcuno che conosceva molto bene, direi. Scusa, chi è che daresti una pistola? A un poliziotto? L'unico che ti spingerebbe a farsi dare la pistola. Il profilo e il naso sembrava un po' del policeman, effettivamente, però... The blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. Tra l'altro, soprattutto se poi il policeman. See if I can find out why someone would murder Dennis. I need to find out why Dennis was killed. It may have something to do with Nick. Dennis's computer is still signed in. Seems like a good place to start. Ok, allora iniziamo. Iniziamo la scrivania. Occhio al sangue, però se ce lasciamo i piedi, insomma. I piedi. Piedate. Allora, vediamo un po'. Abbiamo bozza di Dennis. Non leggo un cazzo, però, scusa. Ok. A Mary Gardner.
Stasera torno tardi, devo spiegare a un imbecille come funziona il mondo. Non posso prepararvi la colazione domani, ma ci sono dei waffle nel frigo e forse anche De e là è stato interrotto. E vabbè, solo quella c'è, cioè, posso cliccare altrove? No. Apparentemente no. Indietro. Posta in arrivo. Vediamo la posta. Email urgente, email curiosità. Allora, prima vediamo quella urgente che è arrivata a ma- no, prima quella di marzo. Curiosità. Grazie Alex. Allora. Da Nick Waldron. Curiosità. Ciao Walt, mi spiace deluderti, ma ho deciso di lasciar perdere questa storia. Si è rivelato un vicolo cieco. Spero andrà meglio la prossima volta. Nick, da Walter a Nick. Curiosità. Caro Nicolas, spero tu abbia fatto buon viaggio. La scorsa settimana hai accennato al fatto che stavi lavorando a qualcosa di grosso. Ultimamente non abbiamo messo a segno nessuno scoop, perciò ti dispiacerebbe dirmi qual è il tuo asso nella manica, Walter? Ok, quindi Nick è il nostro amico e Walter, come vedete, dal faccione è il capo redattore e il nostro ex datore di lavoro. Vediamo anche quell'altra urgente. Emails sempre da Nick and D. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. Sì, ma mai tradotto solo la prima frase che hai detto comunque. Vabbè, usano un codice. Oggetto urgente, non pensavo che ti saresti rifatto vivo. Se vuoi parlare, io ti ascolto. Possiamo vederci domani come previsto. Nick. AD, che sarà Dennis, immagino. The puzzle comes together. Beh, mica tanto. Sì, forse. Dennis is reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. Vabbè, però. And that Nick was still talking to some informant. Ah no, di forse è l'informatore, ok. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Vediamo. Grazie Lorenzo, grazie per gli 8. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Vabbè, ispezione la scrivania di Walter, che immagino sia il boss, insomma, c'ha la sua scrivania qui. Calcolate che è domenica, quindi domani poi riaprirà il giornale e verranno a dare un'occhiatina, quindi. Targhetta di Anna, Walter gliel'ha fatta fare anche se è una freelance. Vabbè, dai, oh. Comunque la sua targhetta ce l'ha. Questa è la targhetta di Walter, che adora lo stile retro, va bene, infatti anche dei vinili. Bravissimo. Oddio, bisogna vedere di che roba si tratta, però. Allora, aspetta, esaminiamo. Vediamo un pochino. Inserisci password. Che cazzo ne so. There might be something around here that hints at Walter's password. Allora, hopefully his password reminder isn't some esoteric book reference. Allora, calcolate che dovremmo, penso, vedere. Ah, ma devo vedere qua. Hopefully his password reminder isn't some esoteric book reference. Vabbè, esatto. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. Secondo me pure un gatto, per dire. Vabbè, andiamo indietro e adesso vediamo. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Allora, guarda, esamina, guarda. Walter's desk is just like him, big and full of mystery. Allora, vediamo se ha qualche fotografia particolare, articolo preferito. Framed after he saw the boost in traffic the Haven got.
Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. No, il nome della città come password non credo, onestamente. Ah, aspetta che qua c'è una manicata di roba. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. She used to be the office administrator ages ago. Foto di una donna random proprio. Appunti, vediamo. Just reminders. Nothing that could be used as a password. Grazie Maudi, buon anno di sub. Grazie mille per i 12. Allora, qua non c'è niente di che. Vediamo. Dalla finestra, così, tanto per. È regna la calma, una città di merda, ci credo. Di che stiamo a parlare? Allora, vediamo i libri. Solo prime edizioni. Wouldn't be surprised if that was his password. Già questa Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice ci potrebbe stare. Dipinti, qua non possiamo selezionare niente. That was just after Anna came on. And we really were a small clan. Per il momento credo che la cosa più intrigante è Alice. Ricordo il giorno in cui Tara ha deciso che bisognava scattare una foto della redazione Basswood Jungle. Nessuno aveva voglia, ma era impossibile dire di no a Tara. Ci ha messo mezz'ora a costringere e convincere tutti. Dennis ha detto che l'avrebbe fatto solo se ti prestavi anche tu. Sapeva che odiavi ogni forma di divertimento forzato, come i quiz al bar o i pranzi dell'ufficio. Sperava che tu ti saresti rifiutato. Se la foto di gruppo è mancata a qualcuno, ok. Vabbè, niente di intrigante. Qua ci ha detto che aveva sbloccato tante altre cose là. Mi sembra strano. Guarda, proviamo Alice. Sparaci un'ela. Aspetta. No, no, sì, ok. Vada ad indagare sul PC. Dai, cazzo. E inserisci password. No, ce lo dice lui cosa. That's not it. I have to keep looking. Vabbè, proviamo pure l'altra a sto punto. And I'm in. Ma vaffanculo. Let's see what secrets you got in here, Walter. Va bene. Posta inviata. Vediamo. Da Walter a Bess Mitchell. Bess, voglio ringraziarti ancora per il tuo aiuto. Sei una santa. A quanto pare mi stavo preoccupando senza ragione. Grazie a te mi sono messo il cuore in pace. Walter. Non sappiamo su cosa, perché la conversazione arriva così, però. Vediamo email ricevute. C'è anche un file. Da Walter a Bess, oggetto, aiuto. Bess, voglio ringraziarti ancora per il tuo aiuto. Sei una santa, mi stavo preoccupando. Grazie a te mi sono messo il cuore in pace. Ok, questo è il 4 aprile, il 4 aprile sempre. Ecco il rapporto sull'incidente di Nick. Era un pezzo che non chiedevi di vederne uno, ma non c'è niente di interessante. Un tragico incidente stradale. Le strade del West Virginia uccidono più delle pistole. Pensa tu. Quindi aveva chiesto il rapporto dell'incidente di Nick e ha detto che si è messo il cuore in pace. Però apriamo il file. Mostly standard so far, by the book. I see why Walter wasn't worried. Leggiamo. Persone coinvolte: Nicholas Waldron, 35 anni, velivolo Rameo modello Cosmo 2008 di colore rosso, descrizione: auto schiantata contro un albero, circondata da detriti, incendio scoppiato all'impatto immediatamente dopo. Il conducente Nicholas Waldron è stato ritrovato carbonizzato al posto di guida. Le tracce di slittamento indicano che il conducente è stato spaventato da un animale uscendo di strada a velocità elevata. Probabilmente il conducente era in stato di alterazione dovuto al consumo di sostanze stupefacenti o alcol. Così si balza subito a... successivo. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. And he always kept his window open. Allora, airbag aperti, cintura non allacciata, finestrini alzati, conducente senza cintura probabilmente perché ubriaco, l'incendio non si è esteso oltre l'area dell'impatto,
Impossibile stabilire se il conducente fosse ancora vivo dopo l'impatto, ma non è sopravvissuto al rogo. Possibili con cause del decesso, trauma, inalazione di fumo e ustioni. Beh, c'è da dire pure che quella là, Tara, vi ricordate che ci aveva detto che era morto, era carbonizzato, era bruciato vivo? Chi ha detto, seppure il rapporto dice che non si sa? Andiamo al prossimo. La car è veramente burned, though that's very uncommon in most crashes. Comunque, il fatto che non avesse la cintura e lui dice che non è vero e teneva sempre il finestrino abbassato, insomma, qualcosa c'è che non quadra sull'incidente. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Questi due indizi sono impossibili. I think it's time I check Nick's office. Andiamo a vedere. Still leaves his notes out. Andiamo a controllare. È quello di Nick, però non so qual è. Quale potrebbe essere? Questo è il box di quello del buon Dennis, ormai defunto. Sarà questo di Nick? Targhetta di Nick, sì. Aspetta, è arrivato un messaggio a qualcuno o sbaglio? Sentito tipo segreteria telefonica. Non so se ci possiamo fare i cazzi degli altri, però ormai ci siamo, che fa? Magari è arrivata a lui? Targhetta di Dennis, scusi, tanto ormai no. Fila di materiale elettrico, sono PC, sono qui. Vabbè, niente. Era di nuovo quel sound. Allora, esaminiamo. Allora, ti ho lasciato degli involtini in frigo, non lavorare fino a tardi. La prossima volta tocca a te. Ah, credo sia Anna, visto che se frequentavano, lascia fare. Non tocchiamo questo tasto dolente per il nostro buon Sam. Tra l'altro, Nick, Anna e me. Che trio? Prendi per guardarla, immagino. Magari c'è qualche capovolgi. I don't need everyone staring at me. Ah no, capovolgi, pensavo controlla dietro se c'è scritto qualcosa. Non capovolgi così. No, prenderla no, perché sennò poi magari potrebbero pensare che siamo effettivamente entrati qui. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Il portatile è scomparso. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen. Se stava a casa sua, scusa, che fai? I cavi li lasci, l'alimentazione, a parte che non c'è l'alimentazione. Quella lì è l'alimentazione, Quello è il cavo VGA, quindi insomma un po' di video. Va bene, cavo VGA a casa magari un altro ce l'ha. Pure l'HDMI eventualmente. Non c'è una sega qui praticamente. E come la mettiamo? Ah, la bacheca. Vabbè, le impronte però sono una finezza, nel senso. Still not sure. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Ricordati. Vabbè. Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. Faceva bene. Scusa, se ti scordi le cose, se sei un giornalista, problematica. Nient'altro. Ora, il mobiletto di Nick, cartoliere d'ufficio e vecchi appunti. È la... If I had the code, I could get in here. È il codice, dove lo troviamo? Aspetta. Magari è proprio quello là, l'orario. 23:41. Proviamo. 23:41. It was a good guess, just not the right one. No. I should keep looking. Scusa, c'era scritto 23:41. Sì.
Altri numeri apparentemente non ci sono. Ah, ci sono anche dei cassetti da... No, non è vero. Vediamo qua se c'era dell'altro. Vabbè, numeri un po' qua ci stanno, però. The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Altri numeri particolari non ce ne stanno. L'unico era quello più che altro che ci ha fatto notare. Il suo manovale. Altri numeri di là. Aspetta che c'è. Ah, non c'è anche la nostra. O proviamo anche altro. Mo proviamo anche altre combinazioni. La mia targhetta, attenzione, c'è anche la nostra roba. Sostituite la scatola e risme di carta. Va bene. Walter always treated us like family. No, anche perché è quello, nel senso che avete visto i numeri, quelli sono 1, 2, 3, 4. Quindi per forza di cose. Ok. Proviamo 41, 23. Nope. No. And with something like 10,000 combinations, I doubt I'll stumble on it. No, 10,000 combinazioni. Keep looking. Però evidentemente non. Scusa. Nope. Ma something like 10,000 combinations. Mi fa capire se tipo becco il primo. Allora. Keep looking. Aspetta, abbiamo provato con 23, 41. Proviamo con 3. No, comunque 31, 24 random. Nope. No. Vabbè, allora la dobbiamo trovare per forza. Dobbiamo trovare per forza. Anche perché penso che mi... Aspetta. No. Vabbè, vediamo, può essere pure che sta da un'altra parte. Tipo 3121 della serie, eh. 4 digits. Wonder if that's the new code for the archives. Vaffanculo, va. Poi nel disegnino scritto in rosso così. Ci siamo. 3121. Thanks, bug. Your obsessive snooping pays off. Niente, ha spammato proprio così la password. Poi lasciata lì sul tavolo, aperto su quella pagina. Vabbè. Sì, era anche un po' coglione, però, non per dire. E che fine ha fatto l'altro materiale con la password messa così? Chiunque potrebbe averlo. Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. What was he looking for? Mo vediamo, leggi. Disoccupazione alle stelle dalla chiusura della miniera, normale. Stabilizzazione nell'ultimo anno, in ripresa, i numeri sono buoni, tendenza o anomalia? Servono più dati. E niente. Biglietti ricevuti di hotel. Nick was traveling all over. Scusa. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something. Or someone. Posso leggere qualcosa? Mi faccia vedere. Il nome del passeggero è andato in Florida, West Virginia, treno 254. Non so se ci servirà qualcosa di questi, ma tanto li dimenticherò. Quindi. Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. Andiamo a West Virginia pure noi. 27:01, ore 20, con D, tipo nervoso, ma potrebbe rivelarsi utile. Secondo appuntamento con D. Se non spara cazzate, ho messo le mani su qualcosa. Vuole incontrarmi solo in posti fuori mano. Avrà visto troppi film. Gli ho offerto la colazione, ma dice che non vuole più parlare con me. Sono in un vicolo cieco. Pensavo fosse finita, invece vuole incontrarmi ancora.
No, no, non è Dennis, perché Dennis stava qua, nel senso, nell'ufficio. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. Sarebbe strana come cosa. Mai dire mai, però. Grazie mille a Ghostroblur. Ghostroblur per il sesto mese. Grazie Ghostroblur, grazie per il mezzo anno. Grazie a Cazzaro Marley per i 19. Grazie mille. Allora, fatemi vedere un attimo sti soggettoni. Il policeman, come si chiamava, scusa? Declan, il policeman. Sempre con la D. Questa cosa mi puzza anche, perché avevamo visto che il policeman, insomma... C'è l'omino nel cervello. So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Nick was in over his head. Working on his own might have ended badly for him. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Aya. Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, listen to me. Dennis è morto, mi pare una stronzata. Fidati di me, non, diciamo che non l'ho ucciso io, una cosa più semplice. I did not kill Dennis. Oh my god, no. It's how could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk, I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. Beh, però vedi se c'è... Call the police. They'll think I killed him. I thought I did it first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Ma come... Soprattutto la police... Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. No, stavolta no. Chiami la polizia... No, perché la polizia... Come detto, a me il poliziotto me puzza, signori. A me il poliziotto me puzza. No, me ne vado. Anna, no. They want to interrogate me and we'll never find out who no, did this. No, dobbiamo fare noi, lascia fare. How could you be so cold? We can't make him not dead. What we do now will decide if we can find out what really happened. Trust me. I'm not comfortable with this. But if you insist, we'll just leave him. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? Anche. I'm going to the crash site to confirm my suspicions. Sam, I'm not sure this is a good idea. Going on your own like that. Vorrei che venissi con me o me la cavo da solo? Guarda, forse è meglio che me la cavo da solo, va. I can manage it on my own. Don't worry. You'll be safer if you stay in town. Non coinvolgiamo troppo. If you don't keep me in the loop on what you find, I'm gonna be pissed. Devi stare. I promise you'll be in the loop. I'll call you soon. Lascia fare. Bisogna indagare, signore. Come detto, meglio non chiamare la polizia, perché quella, il poliziotto non mi sembra una brava persona. Era un po' così incazzoso, un po' così. Grazie Mister Ale, grazie per i 28. Non mi fido. Grazie anche ad English per il nono mese. Buonasera. E poi D, quindi c'è sempre quella D, non so. You're sure you want to do this? Madonna, sto mino del cervello. Dennis was murdered, and the report on Nick's crash doesn't sit right with me.
need to know what really happened to Nick. Suit yourself. Just be careful. This is the place. È stato proprio dritto per dritto, molto bene. Nick, I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. Allora. It's the only way I'll know what really happened. Prima di tutto, la frenata, dobbiamo vedere. C'è stata una frenata, una svolta, un qualcosa? O vuole andare direttamente lì questo? Qui c'è il curvone. Il curvone non lo ha fatto. E non ci sono segni di frenata però, quindi il fatto dell'animale, mo, fino a un certo punto, curva una volta. Allora, i segnali di svolta. Two of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? Mi pare di sì. Qui c'è passata la macchina, le erbe. Attenzione, un pezzo di legno. Guarda tutto, guarda tutto. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. Questo che è? Niente segni di slittamento. E vedi, non ha frenato. No skid marks. No trace of sudden braking. Tracce di pneumatici. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. The fire shouldn't have been able to spread that far. A meno che non l'hanno commentato. These road signs are intact. Not a scratch on them. Grazie, sei andato dritto per dritto. Vabbè, qua mi sa che abbiamo visto tutto. Questo cartello, erbetta, cazzo e mazzi, vai, va. Questo qua. No, basta. Andiamo a vedere, Andato dritto per dritto e là si è piantato. Allora. The car went up like kindling. It was pretty intense, judging the damages to the area. Eccessivo però l'incendio, effettivamente. The bark got badly burnt. Must be where Nick crashed. Allora, vediamo se debris from Nick's car. The police didn't clean up very well. Vediamo se hanno lasciato qualcos'altro, magari pure qua, oh, che ne sai. Allora, aspetta, prima vediamo tutto qua. Se c'è dell'altro. Apparentemente sembra di no. Tracce di una miccia che magari gli hanno dato fuoco dopo. Sai com'è? No. Un punto d'innesco. Ce l'abbiamo il punto d'innesco. Qualcuno che da qua si è dato. No, apparentemente non pop-uppa niente, quindi. Quindi no. Allora, mo fatemi capire se io devo cercare pure altrove, tipo una traiettoria, le cose, qualcuno ha appostato, vedi? Fronte di animali. An animal came through here. Maybe that's what surprised Nick. But the tracks don't reach the road. Non raggiungono la strada, allora no, vedi? Questo non ha fatto girare il coso del cervelletto lì. Un tronco. Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. Infatti. Il fatto è che stiamo in mezzo alla natura. Qua gli indizi stanno tutti a cazzo di cane, però. Bisogna capire fino a dove posso arrivare. O meglio, fino a dove li hanno messi sti indizi. Allora, qua pare di no. Buttiamoci pure da sta orco 2.
Andiamo un attimino di qua. Allora, qua apparentemente non c'è niente. Questa roccia neanche. Qua neanche, credo, perché ci siamo passati prima. Ok. Là c'era il pezzo di cerchione. Un indizio tipo, ci vorrebbe tipo una specie di sonar da aggiungere, della serie che ti dice plim plim vicino, acqua, fuoco, fuocherello. Se no che cazzo è, ci mettiamo un'ora e mezza qua. Beh, mi pare che abbiamo visto tutto, no? Cazzo ne so. Proviamo a risalire di qua pure, eh? Magari, cazzo. Fino a dove possiamo arrivare pure qua. Macchia di carburante. Ma allora sei un po' figlio di zoccola. Me l'hai messa qua sopra. Ai limiti. A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? Se perdeva, questo poteva essere un problema. Se perdeva poteva essere un problema, cioè nel senso poteva generare l'incendio, effettivamente. Ok, fino a qua. Che altro mai ispezione il luogo dell'incidente, ho capito, però che a cazzo. Fronte di animali le abbiamo viste. Grazie Vera, grazie per i 21. Grazie mille. Questo l'avevamo visto. Qua c'eravamo passati. Freccione. Ma qua pure avevamo esaminato tutto. Rivediamo la curva, ma pezzo di legno. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. Erbetta, avevamo visto. Fire rivediamo. Shouldn't have been able to spread that far. Segnale. These road visto. Signs are intact. Not a scratch on them. Questa qua. Non lo so. Qua c'è veramente poco da ispezionare, ma sembra un po' strano. Qua, vabbè, avevamo debris già visto. Next car. The police didn't clean up very well. Ok. E signori, onestamente, dov'è che non siamo passati? Magari vedere oltre, qualcuno ha visto qualcosa, qualcuno poteva appostarsi da qualche parte, che cazzo non so. Qua non c'è niente. No vabbè, la zona è circoscritta qua, ma circoscritta avete palle, nel senso che comunque qua poi non si può andare. Grazie Giuseppe, grazie per i due. Grazie mille per la resub, Giuseppe. Io onestamente non vedo altro. No, qua c'eravamo pure passati, ma non... c'è niente di che, pure qua sopra. Qua dietro.
Buon uomo, chiama l'omino nel cervello, digli che ci dai una mano, sennò qua ci stiamo fino a domani, la rottura di coglioni, eh. Questi sono come quei vecchi titoli punta e clicca, dove tu dovevi cliccare praticamente su tutto lo schermo per cercare di capire qualcosa. Quando non trovavi gli indizi cliccavi come se non ci fosse domani. Ecco, lì c'era un problema grafico, eh. Qui c'è un asfalto un po' staccato dal terreno. Questo asfalto vale come indizio. Non mi dire che era questo che dovevamo vedere. Ma che cazzo di indizio di merda è? Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. Mancava questo. That's all the information I need. Ma vattene a fang, ma era necessario. Ma era necessaria sta troiata? Vai a cagare. Signori, i cartelli così. Te pare. Stavano di 10 cartelli sotto. Driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. And drove through a road sign before crashing into a tree. Sì, ma è andato dall'altro lato, scusa. La nostra ricostruzione. La nostra ricostruzione non quadra. Ok, la sua ricostruzione dice che se ne va. Allora, Nick ubriaco, valutiamo. Secondo me era svenuto. Allora, aspetta, qua com'era il... Aspetta, vediamo prima il titolo della cosa. Auto e carburante. Non c'è collegamento. Perdita di carburante. Io direi perdita di carburante. Cioè, mi segna quello, però non c'è collegamento in che senso? Ah, non c'è collegamento con quello che ha visto lui, forse. Io direi perdita di carburante. Perché comunque là per terra c'era. Nick è svenuto perché se avesse fatto manovra sarebbe andato a destra o a sinistra. Mentre qua è andato proprio dritto per dritto. Quindi vada così. No, non vada così. Si sarebbe schiantato un po' prima, quindi. Nick svenuto lo teniamo. Coinvolto nell'incendio, che cazzo significa? Mettiamo coinvolto nell'incendio. Si è dato fuoco prima. Proviamo. La macchina andava già a fuoco. Non va bene. No. Ok, allora non c'è collegamento. Proviamo. Perché io presumo che Nick sia svenuto. Ma poi mai dire mai, eh. Ma l'animale ci deve stare per forza. Quindi Nick non era svenuto. Allora, mettiamo che perdita di carburante la mettiamo. Nick però lo mettiamo ubriaco a sto punto. Mettilo un po' ubriachetto, vediamo che succede. Ok, ubriaco va di là, va bene. Allora, pienamente cosciente, l'ha preso in pieno, vai. Sprezzante del pericolo, Nick. Boom. Vai, facci sognare.
Ecco, Houston, abbiamo un problema a questo punto. Se è cosciente, giustamente, non succede niente. Quindi, perdita carburante, niente, coinvolto nell'incendio. Vediamo. Magari, vedi, coinvolto nell'incendio. No, si ferma e si butta, no. Fermi tutti, ma io non so se posso andare là sotto e... Allora, aspettate. Scusate, Fammo una cosa... Perché l'ostacolo non lo stiamo prendendo in considerazione. Per dire. Quindi facciamo una bella cosa. L'ostacolo è il problema. Ostacolo. Perdita di carburante. È svenuto. Era l'ostacolo che... Mazza e trambata. How could the signs have burned during the crash then? A bruciare durante... allora scusa, metti coinvolto nell'incendio e via. Only one simulation fits the evidence. The police report was wrong. Attenzione. Era svenuto, qualcuno ha dato fuoco e hanno spinto l'auto nella discesa, quindi. Perché là c'era la pozza di benzina, quindi significa che là è iniziato a perdere. Ecco, oppure hanno fatto così. Anche se dai cartelli non si vedeva proprio la bruciatura, forse l'erbetta, diceva. L'erbetta effettivamente era bruciata. Non mi sono così duro. Ho già sospettato. C'è una differenza tra sospettare e sapere. Il report è wrong. Questo era un murder. You gonna call Anna? Tell her what you found? Is that even a good idea? She'll have to know eventually. Vabbè, avvisarla possiamo pure avvisare, però... La chiamiamo dopo? La chiamiamo adesso? La chiamiamo, dai. Proviamo. Yeah, you're right. Better tell her now. Stavolta sentiamo l'omino del cervello, ma se no poi magari viene a scoprire e dice perché non me l'hai detto. Cazzo, no. What's happening? Someone broke into my house. Aia. My dad's here with me, but the place is a mess, Sam. Could you come? On top of everything else, this is all too... Of course, I'm on my way. You didn't tell her. Not the right time. Couldn't agree more. Grazie Genuzzo, grazie per l'euro, grazie mille per la donation. Ragazzo, mi raccomando ragazzuoli, non spoilerate, sennò ve banno come se non ci fosse un domani, per dire. Long days always find ways to get longer. Make sure you're careful. Careful about how you tell Anna about what you just found out. It's a rough thing. And she was living with the guy. Cercavano qualcosa di nicchia, ovviamente. She's different. You're different. No, figurati, Genuzzo, don't worry. Vabbè, possiamo farcela, don't worry. Omino del cervello, stai calmo. Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you could never go home again.
Lascia fare, omino, lascia fare. Allora. Vabbè, almeno qua non dobbiamo cercare indizi, almeno fino a quando non entriamo a casa. The last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all. It's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm at the doctor's more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. È una parola. Che giornata, eh? Well, I mean, this is a real crazy day we're having, huh, Joe? I knew you wouldn't be any help. You always let her walk all over you. Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just bellyaching. It's your house. Your rules. I'll leave you to it. Thank you. Though before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Così, così. And she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. Lascia you tell fare. Me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. No, non mi mettete in mezzo. Stop talking piacere, about eh? Me like I'm not here. Joe, I don't know. She's all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Stiamo facendo wow. Troppe promesse heavy. In giro, eh? Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. Bravo. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no vero. To a desperate father. Prometti o ti rifiuti? Vabbè, che gli dici? No, sti cazzi. Questo ci inchiappetta male pure. Sì, promettiamo a tutti, signori. Tanto poi ce ne andiamo da qua, sì. Ce ne andiamo. I still can't hide anything from you. Sam, don't. I won't lie, Joe. There is something going on. It could be dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed bravo, up in it. All right. I'm trusting you on this. No, non vedono che parla con l'omino del cervello perché alla fine si è caduta in pausa, diciamo. You can't blame me for looking after you. I just didn't want you to worry. You're both so patronizing. Grazie dell'animale per i due. Grazie, grazie mille. Esatto, c'è il bullet time. But maybe I should look around the property first. Allora. Raggiungi Anna in casa. Dove è andato il buon uomo? Tracce di un veicolo? Del ladro, forse. Difficile dirlo tra l'erba e il fango. Ma dove, che fine ha fatto Joe? Il barone rosso di Johan. Va bene, andiamo da Anna, poi vediamo. Tanto sicuramente dovremmo cercare degli indizi. Rampa per sedia a rotelle, vabbè, ci sta. Porta hanno scassata, vabbè. Shattered glass. This is how whoever it was broke into the house. Vogliamo indagare, signore, vogliamo indagare, però senza... Vediamo un attimo l'indizio. Casa di Anna, e qui ci siamo. Ci vengono tutti a parte il vecchio. Diamo tempo al tempo. Potrebbe odiare anche lui. Piano piano. Anna's not having a great day. Focus on her before you go into detective mode. Va bene, c'ha ragione. Stavolta l'omino del cervello. Sam. Dia.
Tell me what you found. Lo sai già, credo. Mi dispiace da. Lo sai già, credo. Credo. Però. I found exactly what you were hoping I wouldn't find. Nick was murdered. He. She needs you, buddy. Needs me? I don't even think she knows I'm here. What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought, the effort. Get her a drink. Just show her you're here. Una pacca sulla spalla va bene. A drink will make her feel better about murders and break-ins. But I guess I've heard worse ideas. She kept the drinks in the kitchen, in one of the pantries. Vabbè, cioè per dire, lei adesso sta lì a piangere, una pacca sulla spalla, noi prende e ce ne andiamo, ok. Allora, dispensano, prendiamo... Piano. Trova il modo per consolare Anna. Senti, pomino del cervello. Va bene, va bene. Vediamo. Non gli appunti. Volevo prendere qualcosa da bere. Avremo. Gli porto una banana. Che dici? Del vino? Secondo me la banana poteva apprezzare. Lascia fare la signora. La bottiglia di vino va bene? Rotta, magari. No, gli anelli non gli piacciono. Abbiamo già capito che non va bene con gli anelli. Vediamo nella dispensa, va. She normally keeps some drinks in the pantry. It's been a while, Sam. Things have changed around here. Sì, le nostre cose sono nello scatolone, tra l'altro. You feel like looking at old keepsakes? No. Olè. Niente, non beve, si attacca alla banana. Ah, here's where she keeps the drinks. E gli portiamo il detersivo. Bevanda al cioccolato o whisky? Facciamo una bevanda a succo di limone. Oddio, stringe. Portali quella alla cioccolata, va. Che sarà magari della figlia. Però. Whisky mi sembra eccessivo. Vuoi sbrocca? On the bright side, I don't think it's possible to make her feel worse. Questo è vero. You're not helping. Yes, I am. Yes, you are. Thanks. Secondo me pure l'omino del cervello. È l'omino del cervello che in realtà voleva la banana. Lascia fare. Omino del cervello, di la verità. A te ti piace la banana? Quell'omino del cervello. La banana, omino del cervello. Abbiamo portato il bicchiere? Ma, scusa. Aspetta un attimo. Ma l'abbiamo lasciata la cioccolata. Niente cioccolata? Sì, ma allora cosa cazzo stiamo facendo? Omino del cervello. What are you waiting for? Bring it to her already. Ma dove ce l'ho? Ce l'abbiamo in tasca? Chocolate helps everyone feel better. Culo. Ma un minimo nel 2020 fai vedere che sta col bicchiere. Che cazzo? Non è così programmazione estrema. This is just so fucked. Nick, my house? Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. My stuff, everything is trashed. Is this like the worst coincidence? Un po' di cioccolata, signor? Or is it related to Nick's death? Did his murderer break into my house? Baby, state zitta un po', va. You're not alone. Here, have a drink. Yeah, becca questa cioccolata. Fatto venire voglia di cioccolata calda. Yeah. Però c'ho solo l'acqua. Yeah, you're right. Senza. It's helping a bit. T'ha aiutato? Lo so, ma noi siamo esperti in queste cose.
Ok. Allora, obiettivo consolare Anna, riuscito alla grandissima. Indaghiamo? Che dobbiamo fare? Trova il modo per consolare Anna. Ancora? Anna, però sei inconsolabile. E quindi, come... Ma, cioè, se l'obiettivo è consolarla, io per forza di cose devo fare... Vabbè, sti cazzi. Cheesy action movies, dark thrillers, and human rights. The melting pot of Anna. Per non dire di merda, probabilmente. Attenzione. Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go. Vai nel palazzo mentale, andiamo nel cervello, va. Magari ci viene in mente qualcosa con questi ricordi. Noi... Sam, what are you doing? Sta chattando. Ma sempre con la stessa tuta, lei? I called for dinner like a dozen times. It's gonna get cold. I am not your mom, you know. Attenzione. Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. Attenzione, c'è della tensione e dell'inno. Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done waiting for you. Diciamo che il rapporto era un po' così, effettivamente. A questo punto. Così, per un momento ci siamo ritrovati nel bosco. Non so se avete notato, tra l'altro. Quindi. Va bene. Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go. Allora, spese mediche. Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. Allora, noi intanto ci facciamo i cazzi degli altri. Intanto. Allora. Anna always was more interested in people than cold hard facts. Vediamo. Una nuova prospettiva di Anna Miller. 18 febbraio 2016, ogni anno la scuola elementare di Greenmount mette in mostra le creazioni dei suoi giovanissimi artisti. In questo oceano di creatività un pezzo in particolare ha attirato la mia attenzione. Si tratta di una figura misteriosa di cui non capivo il significato. Il suo autore, il piccolo Timothy Brown, è venuto in mio soccorso. Si tratta di un'opera interattiva, bisogna aprirla, mi ha spiegato, indicando una protuberanza. E davanti ai miei occhi è letteralmente apparsa una mappa di Basswood. Se pensate che nulla possa più sorprendervi, venite ad ammirare il talento delle nuove generazioni. Rimarrete a bocca aperta, tanto quanto me. Ah, non aveva capito come funzionava. E... vediamo. Che qui... prima... I'm surprised Anna keeps this letter. I'd keep it too. Leggiamo il... Cara signora Miller, il mio papà dice che per ringraziare qualcuno gli si manda una lettera, quindi te ne mando una. Ti ringrazio tanto per quello che hai scritto su di me, grazie per aver parlato del mio lavoretto quando ce n'erano tanti tra cui scegliere. Il mio papà... aspetta, qua ci voleva questa però. Il mio papà ha attaccato il ritaglio del giornale sul frigo e ho cerchiato il mio nome. Spero che anche gli altri... il mio lavoretto piacerà. Se vinco un premio, prometto di scriverti ancora. Un saluto tanto, Timothy Brown. Questo era il buon Timothy. Severo ma giusto. Bravo Timothy, vedi? Bravissimo Timothy. Allora. Diario di viaggio di Anna. Ancora da riempire. Anna's birthday after she mentioned wanting to travel more. Quando voleva viaggiare di più, però evidentemente gli abbiamo regalato solo il... solo quello. Allora, va bene nel mentre. No, ma Timothy, lascia fare, fai i lavoretti poi. Aspetta, Anna, mo vengo, fammi trovare qualche indizio. Attenzione, Bob! Non è vero, non è Bob. C'ha quelli fasulli. No, che sistema, che cazzo. This feels like the only part of the house I recognize.
Lo ci mettiamo pure a sistemare. A posto, abbiamo risolto la situazione. Vediamo che ci dice l'omino del cervello. Gli spartiti sono dalla veglia preferita. Alla veglia, la preferita. Nick. Good thing it's intact. It's about the last thing Anna has of her mother. Bene, un po' di libricini. Ok. Omino del cervello ha dei suggerimenti lei a parte la banana. Anna always has trouble thinking when there's weird noises going on. To be fair, most people do. Like that. Whatever that is, it'd be smart to find it and shut it off. Io sento del rumore, ma penso sia della musica. Aspetta, fai vedere. No, mo non si sente più niente. Ma che cazzo dite? Ci avete pure voi la musica nel cervello random, allora. Vabbè. E niente. Vabbè, gli stiamo a rimettere a posto casa comunque. Sistema la tapparella qua. Sì, un po' di luce. Finally, there. Ma perché era quello che faceva casino? Vabbè. Questi sono quelli della miniera, va bene, giustamente. I colleghi del buon Joe. Io intanto indago un pochino, perché comunque... Certo, per quanto non sia ancora tempo di indagine, effettivamente. Vabbè, torniamo da Anna, va. Omino del cervello è scomparso, vabbè. Posso andare sopra? I know you want to help her by finding out what happened. Right now though? Dobbiamo consolarla, ho capito, vabbè. Andiamo. Stay focused on Anna. She needs to know she's not alone. Oh, gli ho rassettato casa, che altro vuole? Che cazzo è? Stiamo a fare il garzone. Anna, ridaglielo. Omino del cervello, vuoi dire la tua? Anna, dica. Ecco, è ripartita la music. Hey, are you feeling better? Yeah. Thank you, Sam. Vabbè. Sorry, I just kind of lost it for a second there. Lo so, è la cioccolata calda, fa brutti scherzi. Yeah. I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support right now. Va bene. I mean, it hasn't been an easy week, you know? And I've got the feeling it isn't over yet. Chiedi all'omino del cervello. Guarda, andrà tutto bene. It's going to be okay. I'm not as sure as you sound. Vabbè, ci proviamo. Nick's dead. My house is trashed. Appunto, peggio del... sound a bit hollow. Ma vaffanculo. Peggio di così non può andare, nel senso. A mess. But honestly, it's been a mess for a while. Like, everything was fine, you know? Nick moved in, it was nice, but lately he just closed himself off. He'd been gone most nights, at the bar or the fishing shack, come home late refusing to talk about his work. Capanno da pesca, però teniamolo in conto. It was almost like I was living with you all over again. Capanno da pesca. It doesn't feel good, but she needs to get this off her chest. Don't be too harsh on her. No, perché mi devo arrabbiare a sti cazzi? Me lo meritavo. You're right. I shut you out, and I'm sorry. The past is the past. None of what's happening now is your fault. I'm just lashing out. Zona sempre. It's just having you in the house, it's bringing back a lot of things. We had a good time. So many memories here, both bad and great. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident. The mine investigation, your proposal. Ah, la proposta rientra tra quelle brutte. Ok.
But you... You understand why I said no, right? Ah, qua se ci mettiamo il non ti ho ascoltata, abbiamo vinto tutto. Però potrebbe succedere un macello. Io metterei non ti ho ascoltata, però pare brutto, dai. Diciamo pessimo tempismo o chiediamo all'omino del cervello? Guarda che pessimo tempismo. Non ti ho ascoltato, abbiamo vinto. Pessimo tempismo, dai. I know, the timing wasn't great. Aia. Your dad's accident, the mine investigation, me being hated by all of Basswood. That's not why I said no. Ecco. You knew I didn't want to get married. Va bene, ma non c'era tra le risposte, scusa. I told you before, I never liked the idea. Never wanted a ring. E niente, allora vince sempre l'omino del cervello. When you asked, I just thought I was with someone who didn't know me. Ah, forse that quindi il non ti ho ascoltata era per quello? Non lo so. It ended so abruptly, you and I. No, la prossima volta la facciamo parlare l'omino del cervello. Really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick. If my relationship with him was as doomed as my relationship with you. The way Nick closed himself off to me the last few weeks. Maybe it's just me. Maybe I can't bear to live with someone, to truly share my life, to make compromises and all that. È una domanda? Ha fatto proprio la faccia come dire devo rispondere. Aia. Chiede al... No, io chiedo all'omino del cervello. She's feeling guilty about what happened. She shouldn't bear that burden alone. Non è stata colpa tua, allora. It wasn't your fault that Nick closed himself off. No one makes someone distant. Chiediamo l'aiuto dell'omino. Especially someone like Nick. It must have been on his side. He was dealing with something dark. I know that's why I closed people off. I never spoke to Nick again after leaving town. It doesn't matter anyway now, does it? He's dead and whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this, no matter what we find. No, siamo qui apposta. Yeah, I mean... Però chiedo all'omino... Non posso chiedere all'omino? Dimostrerò la mia innocenza? No, pare che... Certo, certo. I wanna know who killed Nick as much certo. as you do. Certo, risolvo. Let's get the asshole who did this behind bars. It's the only thing we can do for Nick now. I just keep bouncing back from terrified to angry. That is very understandable. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Let me make sure I'm done crying and all that. Take your time. Va bene, ce ne andiamo. Meglio così, signori, perché un'altra domanda ci metterà in crisi, poi. Devo chiedere il 50 e 50 più che altro. Allora, controlla il piano di sopra. Vabbè, lo volevamo fare prima, però pareva brutto, allora. Allora. Pure sta foto ha rotto, però scusa. Taking this photo. Seeing it like this. Not what Anna needed. E il fatto che chi sia entrato ha dato tipo un cazzotto qua o l'ha rotto è stato a sfregio, quindi non per forza cercava qualcosa, perché questo tipo è stato inutile. No? Se l'ha rotto il ladro, a meno che non la teneva già così di suo. Questo door is closed. She never used to lock it. E soprattutto, il ladro non l'avrebbe sfondata la porta? Scusa, se cercava qualcosa e ha trovato quella chiusa, la prima cosa che fa, la sfonda, no? Perché dice, cazzo, se sto a cercare qualcosa sarà per forza nella stanza chiusa a chiave, quella più... No? Poi di solito non la chiude, ha detto... As if her week wasn't bad enough already. I should erase it. But then the police wouldn't get the burglar's handwriting. La calligrafia, signori. Sarebbe cancellare una prova, effettivamente. Però la polizia, io Marco 2 ancora non so se... Nick si era trasferito, sì. Per il momento la lasciamo, ci pensiamo nel mentre. Why is it so dark in here? Stanno le finestre chiuse, che te dovi?
Vabbè, quella era la camera della figlia che probabilmente, visto che è quasi adolescente, magari si chiude dentro. Non so. Allora. Vabbè, il letto l'ha cambiato, non ci sta. This room feels so different now. It felt like mine once, but it never was. Ah, c'è il portatile. Attenzione. I guess Anna must have left it on, but she had her laptop with her. E quindi è... Is this Nix? È qua che fa, non esamini. Trasferimento in corso da Nick a USB. Huh? Is someone downloading something off Nick's laptop? Se qualcuno stava ancora a trasferire, sta ancora là. Whoever trashed your house just trashed me. Can you stand? Che poi scusa, mi faceva prima a portarsi direttamente il portatile, il ladro. Tanto ormai è sfasciato tutto, non è che fai una cosa stessa. Sì, anch'io pensavo fosse una moto, devo dire la verità. Data off Nick's computer. I must have interrupted them. There's no trace of whatever he took. So what do we even do now? Guarda, serve il backup di Nick. We need Nick's backups, if he has any. Did he ever do anything like that? Boxes in the attic, files to the cloud, another computer? Did he have anywhere besides here and the basswood jungle he kept things? No. No, I don't think so. I don't. Actually, over the last few months, remember I mentioned Nick has been going out a lot to that old fishing shack his family owns. Me l'hai detto prima. I went there with Nick and Bug a few times. He went mostly in the evenings. Most nights, really. Said he was night fishing. Notturna. But if he was secretly using it as a second office, it'd be worth taking a look. Your father called, said there'd been a break-in. Couldn't they have gotten here 2 minutes ago? They'll arrest me if they found Dennis's body. You go out the back. I'll talk to Bess and keep her busy. If you're sure, I'll go to the fishing shack. It sounds like if Nick was hiding something, it might be there. Mom, I'm starting to get worried. Sorry, I was just in the bathroom. Be right out. Go. Ma noi ancora non abbiamo visto tutto in realtà, comunque. Cioè il mattone da sport. Allora, dobbiamo andare al capanno da pesca. Che abbiamo fatto, insomma. Nick's fishing shack. Lot of memories here. Good memories. Anna said he'd been sneaking off here to work on something. I almost hope I don't find anything. Nick, what were you up to? Allora, signori, qua il mistero si infittisce. Calcolate però, c'è anche una biciclettina rosa, non so se sia della figlia. Ma, visto che qua comunque ogni zona è abbastanza lunghetta, visto che abbiamo fatto una certa, direi di proseguire alla prossima.